e si generi un'immagine che apparentemente non ha il contenuto dell'immagine nascosta. Il concetto di steganografia, quanti lo conoscete? Ah, a posto. In sintesi, la steganografia è quell'arte della scrittura nascosta, per la quale voi potete avere davanti un contenuto multimediale, normalmente si parla di un'immagine, ma può essere anche un audio o un video. Al vostro occhio non c'è una modifica sostanziale per cui il contenuto vi sembra plausibile e sensato, ad esempio questa foto. Ciononostante, all'interno ci sono nascosti altri dati. Il programma, grazie alla chiave, riescono a estrarre questi dati e a tirar fuori quindi il segreto celato. Normalmente una libreria in un sistema di steganografia era scritto con dei programmi che erano implementati necessari. Che erano implementati in linguaggi di programmazione come il C, piuttosto che Python o altro, necessitavano di essere compilati, quindi necessitavano di essere scaricati, utilizzati e poi integrati eventualmente, era un po' scomodo, per cui non si è mai troppo diffusa. Comunque, il più semplice è quello della Least Significative Bit, è il meccanismo steganografico qui implementato, vuol dire bit meno significativo è quello che viene tolto dall'immagine originale e utilizzato come contenitore per mettere il dato nascosto. RabbiStag è nato perché è stato richiesto, ovvero una signora mi ha detto: sto cercando qualcuno esperto di steganografia perché io metto di fare un social network in cui i cuochi mettono la loro foto con la lingua fuori e steganografata all'interno della loro foto ci sarà una ricetta. Va bene. Il cliente ha sempre ragione. Inizialmente ho detto: guarda, vuoi fare un social network su steganografia, te lo faccio gratis. Perché è una cosa che nessuno ha mai immaginato. Il nome RabbiStag è dedicato a Rabbi. Rabbi era l'autore del Mixmaster, uno dei programmi di anonimato più conosciuti negli anni passati, che è morto pochi mesi fa. Visto in quel momento stavo scrivendo quella libreria e lui aveva la mia età, allora ho detto: beh, mi sembra giusto dedicarglielo. Se qualcuno di voi fosse interessato a contribuire a questa libreria, che illustrerò brevemente in poche slide, quello di prima era l'indirizzo del GitHub corrispondente. E c'è la R maiuscola e case sensitive GitHub palm face. Epic palm face. Il problema della steganografia, perché non è mai stato utilizzato, non è mai stata utilizzata in modo serio e stabile dagli utenti, è che per essere utilizzabile deve essere integrato nelle applicazioni comuni, ad esempio pochi si usano OTR perché si installano il plugin OTR e se lo mettono in Pidgin, molti si scaricano il bundle Tor con dentro già Pidgin, magari disabitano Tor però ha già dentro OTR, piuttosto che HTTPS nessuno si è mai compilato un browser superando HTTPS, c'era già il browser con dentro HTTPS. Enigmail è l'esempio di chi vuole usare GPG, per mandare una mail usa Enigmail, non sta a usare GPG staccato. L'integrazione dell'applicazione è necessaria perché un sistema di sicurezza venga utilizzato. La steganografia non ha mai goduto di questo tipo di integrazione. Ottimisticamente il fatto che sia questa RabbiStag in JavaScript ci consente di integrarlo in qualunque applicazione web e di conseguenza potrebbe diventare più utilizzato. L'altro aspetto scomodo della steganografia è che se con la crittografia avete una password condivisa tra il destinatario o una chiave pubblica privata, per cui devi solamente dire cifra, con la steganografia dovresti cercare il documento o il dato che nasconde e il dato da nascondere, quindi c'è sempre un dato di copertura da trovare. Però vabbè, lì è questione di implementazione. Perché è importante che esistano librerie simili? Perché appunto l'integrazione è quello che rende un software di sicurezza utilizzabile. Ad esempio esistono già librerie di crittografia in JavaScript che ti esportano AS o sistemi di hashing con funzione JavaScript, però non le vedete utilizzare comunemente. Invece, grazie al fatto che c'erano delle librerie crittografiche, sono nati dei servizi che iniziano a utilizzarli. Tracciabi.ly è un servizio molto interessante in cui spawna delle personal privacy mailbox. Encrypted, invece, fatto da Matteo Flora, che non vedo qui, che era un sistema di tipo come pastebin, però con una password che poteva passare all'altro, che così si decifrasse il contenuto. In sintesi, perché possa funzionare la steganografia via web, servono due aspetti che non c'erano nell'ultimo anno. HTML5 supporta il file reading, ovvero il vostro browser può leggere i file locali, gestirli autonomamente prima di averli uploadati sul server, e questo è un aspetto essenziale. Qui ci sarebbe del codice, però se faccio fatica io a leggerlo da questa distanza, suppongo che voi non possiate proprio leggerlo. In sintesi,
fa caricare all'evento onload del file una nuova funzione, e con file reader riesce a gestire il file caricato nel browser prima che sia stato uploadato. Canvas invece è l'altra funzione necessaria supportata ad esempio da Firefox 5 in poi, o anche negli altri browser usciti negli ultimi 6 mesi. Canvas consente di manipolare le immagini fin dai pixel, di conseguenza un'immagine che noi abbiamo localmente possiamo passarla al browser tramite file reader, lui ce la renderizza, ce la mostra. Abbiamo una bitmap, che qui si dovrebbe vedere in che modo funziona il processo steganografico in sintesi. Abbiamo una bitmap che è una matrice di bit, a seconda della grandezza che abbiamo dedicato all'immagine, la nostra bitmap sarà più grande o più piccola, perché è proprio la rappresentazione di quello che c'è sul browser. Questi bit sono dei numeri, noi prendiamo i bit meno significativi, li togliamo, si fa con un'operazione modulo, quindi se i numeri RGB vanno da 0 a 255, si fa un'operazione di modulo a, ad esempio, 128, riesco a togliere l'ultimo bit, rimoltiplicando, vabbè, è meglio se avete il codice, perché spiegato così a voce è estremamente difficile. Però il codice è molto più semplice. Comunque sia, l'importante su 8 bit è tenere i 7 significativi, togliere il bit meno significativo e riuscire nel bit meno significativo con un'operazione di bit mask, quindi di end, di end, sostituire il proprio valore da nascondere nel bit meno significativo. Si fa questa operazione in un loop costante che modifica i bit meno significativi dell'immagine renderizzata. Quello che è già stato applaudito su GitHub ma non ancora integrato, ad esempio il fatto che si possa salvare il PNG. È necessario che venga fatto, lo farò nei prossimi giorni, ma se qualcuno di voi è esperto di JavaScript gli interessa iniziare a smandruppare su questa cosa qua, mi contatti dopo, perché io non sono affatto esperto di JavaScript. Ok, parliamo di SnitchHawk adesso. Qualcuno ha domande legate a Rabbit Tag? Ok, allora, le slide sono in inglese, però sono scritte in Vecnish, quindi è come se fosse italiano tradotto da Italian Assistant in inglese, di conseguenza lo capirete lo stesso. L'attacco in sintesi, il target sono gli algoritmi che stanno all'interno di sistemi di lettura passiva del traffico. Chi legge il traffico passivamente? Sniffer, Intrusion Detection System e sistemi di statistica del traffico. Loro hanno degli algoritmi che gli consentono di capire quante sessioni stanno transitando e riuscire a ricostruirle. In mezzo alla grande mole di pacchetti riescono a tirare fuori le sessioni riconoscendone una dall'altra. Questi algoritmi sono il nostro target, quelli che noi attacchiamo. La tesi è che un sistema nel mezzo non ha abbastanza informazioni per riuscire a fare una ricostruzione corretta. Ovvero, vi faccio questo esempio solamente numerico. Lo stack TCPIP di Linux sono all'incirca 500k di codice, di quello utilizzato in fase di invio e ricezione. Uno sniffer può essere implementato anche solamente in 100k. Questo cosa vi fa capire? Che ci sono alcuni aspetti limite delle connessioni che vengono gestiti dagli stack presenti nei server e nei client. Ad esempio le condizioni come esempio la fast retransmission, quando perdi i pacchetti però ti accorgi che puoi recuperare la velocità precedente di invio, piuttosto che alcune opzioni particolari del TCP e dell'IP sono implementate all'interno degli stack TCP/IP utilizzati normalmente nelle comunicazioni, ma non negli sniffer, che cercano di essere più snelli per riuscire ad essere più efficienti e più veloci. Quindi la tesi è che loro hanno abbastanza informazioni per riassemblare questi flussi. L'attacco vuole abusare di queste possibilità supportate dai client e dai server e non supportate dagli sniffer. L'effetto è che tutti i sistemi di intercettazione del traffico, di analisi passiva del traffico, possono trovarsi inadeguati rispetto a qualcuno che sta utilizzando questo software sul proprio client. La forza di questi attacchi qua è che funzionano da un solo lato, quindi il client ha il sistema SnitchHawk oppure il server ce l'ha, mentre le protezioni altrimenti possibili sono quelle basate sulla crittografia, che richiedono il supporto di entrambi i lati della soluzione crittografica. Ad esempio, tra me e Facebook non c'è un sistema crittografico serio, ma se usassi SnitchHawk per collegarmi a Facebook sarei protetto eventualmente anche da Fireship o altri meccanismi che intercettano i cookie o fanno analisi simili. La cosa curiosa di questo tipo di attacco è che non è legato a un'implementazione specifica, cioè non è che questo sniffer o gli sniffer fino a un certo anno erano vulnerabili e poi hanno fatto una ricerca e hanno detto no, ora c'è questo problema, risolvetelo e devi risolvere. È un problema intrinseco nella rete, pertanto non può essere risolto. Ciononostante, quando sentite parlare di IDS o di sniffer, non sentite mai nessuno che
alza il dubbio sul fatto che comunque il traffico che si sta leggendo non sia effettivamente quello vero. I tizi, questi tizi qua nel 98 hanno tratto fuori il paper di riferimento che è Insertion Evasion and Denial of Service e l'Uni Network Intrusion Detection. Finché Stonesoft nello scorso anno, per una sua operazione di marketing, ha detto: ehi, ma il nostro, abbiamo scoperto che c'è un metodo per bypassare tutti gli IDS, e il nostro IDS riesce a prendere il 100% a differenza degli altri, quindi siamo più fighi. Per 6 mesi hanno giocato su questa cosa, vendendo il loro penetration test con i metodi anti-IDS, finché poi non hanno reso pubblico i loro metodi e si hanno visto che erano delle cazzate. Però cazzate è forse una cosa soggettiva, però non era cazzate. L'utilizzo non teorico di questa tecnica però è molto complesso, cioè il motivo per cui nel 98 è uscita questa tecnica e non viene percepito come un problema attuale è perché funziona molto spesso solo in laboratorio. Farlo funzionare in un ambiente di rete reale è molto complesso. Perché? Per prima cosa, iniettare dei pacchetti dentro una sessione viva è al pari di operare un hard disk a cuore aperto, no? Cioè è qualcosa di estremamente delicato. La possibilità che inietti un pacchetto ma la tua sessione va fuori sequenza, o il kernel remoto non riesce più a capire cosa sta succedendo nella sua sessione, si interrompa, è alta. Per cui i tipi di dettagli, modifiche che si fanno all'interno della sessione sono estremamente delicati. Inoltre, bisogna iniettare questi pacchetti all'interno delle sessioni stabilite dal kernel. L'applicazione stabilisce le socket con il kernel gestisce lo scambio dei pacchetti. Avere un programma che sta in user space, che riesce ad andare dopo il kernel per riuscire a intercettargli i pacchetti e iniettarli o eventualmente fermarglieli, perché è il programma SnitchDog che deve gestire le connessioni in modo attivo. E avere lo stesso programma che in fase di ricezione li fermi prima del kernel, cosa che sembrerebbe quasi impossibile perché il kernel è quello che è attaccato a scala di rete. Il programma prima del kernel riesce a riceverli, eventualmente modificarglieli, rallentarglieli o interromperli così da mascherargli quello che sta vedendo il kernel, è come se noi muovessimo i fili del nostro marionettaio, cioè come se la marionetta controllasse il puppet master. È una cosa estremamente difficile. Per questo motivo dei tool stabili negli anni non si sono mai troppo visti, o per quanto stabili, diciamo molto portabili. Fragroot, fatto da Daxong, abbandonato nel 2002, utilizzava le libdenet, che è stato invece supportato fino al 2005, ed erano delle librerie che consentivano su sistemi operativi BSD o Linux, di avviare le chiamate di sistema per cambiare il routing, avviare delle regole di firewall, piuttosto che avviare il tunnel. Innova era un software che avevo fatto io, abbandonato nel 2001, usava direttamente le chiamate system per mettere le regole di firewall. Con le regole di firewall inizialmente era il metodo per riuscire a fare questo tipo di divert che ho descritto, ovvero il traffico che sta uscendo deve passare nel nostro programma, dopodiché essere inviato, in fase di ricezione deve fare il giro inverso. Sì. No, DSniff usa Libnitz e Dagson è quello di DSniff, è vero? Sì, sì, è lo stesso. È appunto un'estrema painful experience quella di manipolare a così basso livello quello che il kernel crede. Il nostro obiettivo di questi software qui, o di qualunque software che vuole fare injection viva nelle socket attive, è manipolare attivamente le connessioni attive, riuscire a quindi rigirare il traffico che sta uscendo sia nativo dalle applicazioni locali, sia nel caso si parla di un default gateway, quindi le applicazioni dei client che passano tra i nodi devono comunque essere manipolate, e riuscire a fare questa cosa anche per quanto riguarda il traffico in ingresso. Allora, queste slide qui, devo dire la verità, non le ho mai rilette, le ho scritte tra ieri e oggi, e mi accorgo ora che probabilmente sono andato un pochino, cioè la sequenza potrebbe esservi un pochino non logica. Ho parlato di una tecnica di attacco agli sniffer e agli IDS. Allora qualcuno potrà pensare, dopo 12 anni volete dirci che tutto il business che c'è dietro agli sniffer e agli IDS non hanno tirato fuori delle soluzioni? Sì, hanno cercato di tirare fuori delle soluzioni. Nonostante l'attacco si basa sulle reti, ci sono stati dei palliativi. Siccome gli attacchi cercano di usare dei pacchetti ambigui, cioè dei pacchetti che sono plausibili all'interno delle sessioni, uno sniffer non può riconoscere se questi pacchetti ambigui sono effettivamente quelli iniettati o quelli legittimi, quindi non può prendere la scelta di lo scarto lo tengo. Ciononostante, hanno cercato di normalizzare questo traffico, ovvero
se un IDS deve proteggere una propria rete, può capire che alcuni pacchetti troppo bizzarri, troppo atipici, nonostante siano legittimi, li può filtrare a priori. Questo qui, la sanitizzazione richiede la riscrittura del traffico. La riscrittura del traffico è vista abbastanza male perché implica delle performance necessarie, implica che l'IDS diventa il collo di bottiglia o anche il single punto failure della rete, perché se fa la riscrittura del traffico e lui cade, tutta la rete non funziona. L'active mapping invece è una soluzione che è uscita negli anni seguenti, che cercava di essere sempre passivo, però capire come fossero i sistemi reali per riuscire a capire un po' di più l'ambiguità dei pacchetti. Queste qui sono le contromisure utilizzate. Questa slide serve per dire, ci sono delle contromisure che sono state messe in atto, quindi la tecnica che veniva descritta come funziona sempre e comunque ha cercato di essere limitata. Queste contromisure, se funzionano, è parzialmente per gli IDS, non funzionano mai per gli sniffer. Gli sniffer sono sistemi di intercettazione che possono mettere il traffico che passa tra due nazioni o comunque con grandi quantità di dati, hanno bisogno di molta capacità per riuscire a mangiarsi tutto questo traffico e a estrarre le sessioni separate. Gli IDS sono invece legati a una specifica rete, quindi anche il loro goal è più finalizzato. SniffJock è il software che ho scritto insieme a Evil Alive, una persona che si è intrippata del progetto all'ESCI 2 anni fa. In questo momento la versione 0.4.2 è quella stabile e stiamo sviluppando la 0.5, quindi queste slide, quelle seguenti, parleranno un po' di anche la transizione che c'è in corso per mostrare come il progetto sta crescendo. La 0.4 funzionava solamente sotto Linux perché utilizzava un meccanismo basato su tunnel e IP tables. Perché il tunnel? Avete presente OpenVPN? OpenVPN è un meccanismo che crea un tunnel, questo tunnel crea un nuovo indirizzo IP, il vostro default gateway può diventare l'indirizzo IP della VPN, in questo modo tutto il vostro traffico, anziché uscire dalla vostra rete, entra nella VPN ed esce nell'endpoint della VPN remoto. Questo meccanismo è quello che viene usato anche da SniffJock per fare il divert, ovvero un'applicazione user space, in questo caso OpenVPN, ed è tutto pari a SniffJock che mette su il suo tunnel e riceve tutto il traffico. IP tables serve invece per far sì che il traffico in ingresso sorgente che sta provenendo dal nostro default gateway, che normalmente è il router di casa piuttosto che il nostro computer di middle, venga filtrato, drop, dal nostro computer con SniffJock, che sta a sniffare il traffico che riceve sulla scheda di rete, così il kernel non accetta il traffico perché è droppato, ma SniffJock lo vede, lo acquisisce, lo manipola e lo rinietta passando per localhost, quindi senza essere lui stesso troncato la sua regola di filtro. In questo modo si riesce a completare questo giro di un'applicazione che sta alle spalle del kernel. Testato successivamente con successo, nel senso di riuscire a manipolare il traffico in modo sufficiente che gli sniffer non riescano a ricostruirlo, su Wireshark, che è il sistema di traffic analysis per eccellenza, Xplico, che è fatto da Gianluca qui presente, di cui tra l'altro alcuni dei screenshot me li ha dati, continuo a usarli perché sono quelli che meglio dimostrano come funziona, DSniff, che è il software di analisi passiva abbastanza noto, in cui c'è all'interno della sua suite URL, Snarf, WebMeetM o altri meccanismi, si va su LibNeeds, e le LibNeeds sono in verità l'aspetto vulnerabile, altri sniffer usano LibNeeds. Snort, l'IDS abbastanza noto, è stato testato con il meccanismo instabile inserito nella 0.4, quello delle IP TCP option, e anche lui non riusciva a ricostruire il traffico. EtherCap è il sistema di main di middle fatto da Loren Haga, ormai non mantenuto da un 6 anni, nonostante abbiano implementato abbastanza figaggini da essere anche utilizzatore. Ora vediamo i due meccanismi all'interno di SniffJock che consentono di manipolare il traffico perché venga reso illeggibile. Esistono gli scramble e poi i plugin. Gli scramble sono quei sistemi che, se applicati a un pacchetto, possono integrare quelle situazioni di ambiguità, cioè lo sniffer si potrebbe trovare a non aver implementato la logica e l'intelligenza che gli consente di capire come comportarsi. I sistemi vecchi, quelli scoperti nel 98 e scritti dal paper, erano quello sul TTL expiring e checksum. Il TTL è quel meccanismo che si usa per fare trace route, è stato citato anche in qualche altro talk oggi. Il TTL vuol dire il tempo di vita che ha un pacchetto. Ogni volta che un pacchetto sta transitando in rete, passa per degli hop. Ogni volta che un hop vede un pacchetto passare, decrementa questo tempo di vita. In questo modo un pacchetto non potrà mai essere infinito nel caso
ci fosse un loop di rete. Il sistema del TTL è stato inserito per evitare che i loop di rete fossero letali per la rete, perché altrimenti in un loop, appena mando della banda, questa qui si moltiplica come se fosse vicino a un... a una cassa con microfono, no? Vado in risonanza. Allo stesso modo, se ci fosse un loop di rete in cui i pacchetti sono hanno un tempo di vita infinito, continuerebbero a saturare quell'anello di rete. TTL invece fa sì che ogni volta che passa per un device viene decrementato e di conseguenza scade. Questo sistema è quello usato in Trustroot per capire quanti hop ci separano dalla nostra destinazione. Se invio un pacchetto con TTL a 1, appena arriva al primo hop, va a 0, quindi scade, ma arriva dietro un pacchetto di errore. Il pacchetto che mando successivamente è con TTL 2 e poi dopo con 3, e ogni volta ricevo, vado più in là di una volta finché non ricevo la mia destinazione. Questo è il modo che si usa per scoprire il path di rete che percorrono questi pacchetti. L'analisi che abbiamo fatto è stata: se abbiamo uno sniffer che sta all'hop 5 in una path che va da 0 a 10 e mando un pacchetto con TTL a 7 che dice la connessione si deve interrompere. Lo sniffer lo vede e dice la connessione si deve interrompere, però il pacchetto non raggiungerà mai la destinazione perché scade prima, scade all'hop 7, quando invece i nostri pacchetti devono arrivare almeno al 10. Questo meccanismo effettivamente è quello che ha tutti gli effetti il più forte, perché il TTL è un numero che può variare per come funziona la rete all'interno delle sessioni, quindi non si può dire a priori il TTL che devo vedere è questo numero e se vedo sbagliato il pacchetto è falso. Non si può sapere a priori, di conseguenza è legittimo, di conseguenza lo sniffer è in una situazione di ambiguità perché non sa se accettarlo o non accettarlo. Il checksum è invece quel meccanismo che serve per verificare se un pacchetto si è rotto mentre veniva transitato, cioè era in transito. Se lo sniffer ha cercato di pensare più alle proprie performance, di conseguenza ha evitato di calcolare la verifica del checksum perché sono rari i pacchetti rotti, potrebbe essere che ci casca un pacchetto che dal nostro server sarà scartato perché il checksum è errato, però lo sniffer se lo può prendere e di conseguenza chiude la connessione piuttosto che registrare dati fasulli. I PTC IP Option Abuse sono quelli che sono stati studiati durante la release del 04. Le IP Option e i TCP Option sono delle opzioni che stanno uscendo da quando IP e TCP sono ormai diffusi. Ogni volta che escono implementano delle nuove feature e gli stack dei sistemi operativi gradualmente iniziano a supportano man mano che escono e diventano stabili. Però gli sniffer non soggiornano a questa velocità. Sfruttando questo tipo di incongruenza tra quello che gli sniffer potevano aver implementato e l'utilizzo di queste opzioni, potevamo mandare dei pacchetti che, sapendo noi che l'opzione avrebbe fatto scartare il pacchetto dal server, inviare un pacchetto che sia stato scartato, ma lo sniffer non sa interpretare l'opzione, in conseguenza lo crede vero. Credendolo vero, crede al suo dato e magari gli fa chiudere la sessione piuttosto che andare fuori sequenza. I due sistemi invece in studio sono: uno, fare OS fingerprint passivo con la connessione che abbiamo attiva. Il passivo OS fingerprint è quello che potete fare sulle vostre sessioni, già studiando come le sessioni si stabiliscono, si può capire qual è il sistema operativo remoto. I sistemi operativi remoto hanno tutti degli stack TCP/IP implementati diversamente, quindi Windows sarà un po' diverso da Linux, nonostante si riescano a parlare, alcuni dettagli sono incompatibili tra loro. Sfruttando queste peculiarità si può andare per dato certo in una condizione per cui lo sniffer non sa se il sistema operativo remoto è Windows, quindi sta trattando un certo pacchetto in un certo modo, o è Linux e lo tratta in un altro. Non può avere questa informazione perché non può conoscere i sistemi operativi delle macchine che sta intercettando. Noi lo sappiamo perché abbiamo fatto passivo OS fingerprint. Lui non lo può sapere e di conseguenza non può prendere questa decisione. E da lì ancora ambiguità e di conseguenza noi possiamo usare dei pacchetti che in alcuni casi il nostro server scarterà e lo sniffer invece no, piuttosto che lo sniffer si prende dei pacchetti, lo sniffer scarta i pacchetti che gli sembrano non giusti, mentre il server remoto li sta accettando. C'è un altro meccanismo di timestamping legato alle opzioni IP che ci consente di fare lo stesso effetto del TTL expiring, e poi il sistema del TCP option firmato con MD5. MD5 è un sistema di hashing, serve per fare per calcolare un hash, che è una sorta di firma di un pacchetto. In un certo periodo storico, perché si aveva paura che BGP potesse subire degli attacchi, è stata implementata questa opzione apposta per proteggerlo. Quindi, per rinforzare l'aspetto di sicurezza delle connessioni TCP, chi voleva connettere a una certa porta doveva avere anche una password. In qualche modo era l'unione di un sistema di hash
con chiave legato alla firma del pacchetto. Supponiamo che da domani i vostri client chat possano iniziare a supportare l'opzione TCP Opt MD5. I vostri server RC la supportano di già. Uno sniffer non potrà mai intercettarsi i gigabit e gigabit a secondo dei pacchetti e avere anche la potenza di calcolo disponibile per farsi la verifica MD5 della firma. Si troverà quindi sempre in una situazione di ambiguità per il semplice fatto che le risorse che lui può dedicare non sono tante e di qualità pari a quelle dei server dei client. Questo per quanto riguardava gli scramble, che sono i meccanismi che ci consentono di sfruttare l'ambiguità. Cosa viene iniettato invece è fatto nei plugin. I plugin sono delle classi CPU che estendono la classe plugin base, si generano degli shared object e poi vengono caricati come plugin da SnakeJoke. Sono dei pacchetti che significano il tuo dato, il dato che sta transitando è un altro rispetto a quello che c'è vero, e questo causa che quello che viene sniffato sono dei dati casuali anziché quelli che stiamo veramente inviando. Piuttosto che dei pacchetti che mandano fuori sequenza il flusso che stiamo effettivamente seguendo. TCP, per come è fatto, ha un controllo costante del flusso, di conseguenza se si inviano 1000 byte avrà un hack di 1000 che dice ho ricevuto il tuo millesimo byte. Da lì, avendo questo hack, potrò inviare il mio dal byte 1001 al 2000 per poi ricevere l'hack che mi dice ho ricevuto il tuo 2000esimo byte. Mandare fuori sequenza uno sniffer è una cosa estremamente importante, perché lo sniffer si basa sulla sequenza per riuscire a tenere traccia delle sessioni. Se non vede più un pacchetto con la sequenza corrente pensa che sia sbagliato, quindi non lo considera buono. Oppure pacchetti che significano la sessione deve essere chiusa. Ad esempio il pacchetto che dice chiuso la sessione con fin o con reset oppure con sin, crea una nuova, per uno sniffer è un flag importante, perché se crede a questo pacchetto e il server invece non crede, considera la sessione già chiusa, quindi magari salva il suo file che stava collezionando, cancella gli oggetti caricati in memoria per ricostruire la sessione, e quando la sessione riprende, o meglio continua, lui penserà che è una sessione interrotta e non può continuare a prenderla. Nello 042 abbiamo un file di configurazione che definisce cosa può essere utilizzato. Si chiama Plugins Enable e contiene i nomi dei plugin con delle parole chiave che stanno a indicare che tipo di scramble sono applicabili ai singoli plugin. Perché era importante definire nel file di configurazione questo tipo di flessibilità? Perché a seconda della locazione in cui state, quindi se state nella vostra casa o nel vostro ufficio e una wifi aperta, potreste trovarvi davanti a degli apparati di rete che applicano filtri diversi. Ad esempio il lag di Fastweb, se vede utilizzare il fake close RST con lo scramble prescription è la prescrizione, quindi scade prima di arrivare a compimento, è da quello di TTL, cosa succede? Lui vede un reset del tutto legittimo, siccome traccia una tabella di NAT interna, vede un reset e allora dice, beh, se c'è un reset la connessione va chiusa, di conseguenza il vostro stesso firewall può credere a questi pacchetti e interrompervi la sessione. Mentre con il fin non fa questo tipo di discorso, di conseguenza è utilizzabile. Questo per dirvi che a seconda delle locazioni in cui siete, va fatta un'operazione di... No, grazie. Più tardi però, se lo tieni in freezer, volentieri. Va fatta un'operazione di auto-detection, quindi nella singola location, esiste uno script che si chiama SniffJoke Auto-Detect, prova tutte le combinazioni di plugin con ogni combinazione di scramble, le prova su un server di test che è quello di DailyRandom. Se riesce a portare a compimento le sessioni si genererà il file di configurazione pertinente alla propria locazione. In questo modo si è sicuri che almeno non saranno i nostri device che ci interrompono le sessioni. Oltre che a pluginsenable.conf ci sono altri file di configurazione in SniffJoke che sono il sistema di whitelisting e blacklisting, quindi se vogliono fare dei test oppure si capisce che con un server specifico non sta funzionando, si può inserire un indirizzo IP e dire questo qui fallo sempre, o meglio, con whitelist è fai solamente quelli presenti in whitelist, con blacklist è falli tutti tranne quelli presenti in blacklist, sono esclusivi. L'aggressività delle porte in relazione quindi al tipo di servizio, se si sta parlando di coprire una connessione con IRC o con web o con posta, saranno dei comportamenti differenti. Quindi, ad esempio, se abbiamo una configurazione nella linea di port aggressivity che compete il traffico IRC, IRC è un traffico causato da pochi dati, molto sensibile perché sono la nostra chat,
possiamo permetterci di dare una copertura enorme, quindi dire qualunque plugin applicherò al 100% delle probabilità. Mentre web, anzi peer-to-peer, è un tipo di connessione che se riusciamo a danneggiare solamente una piccola parte della connessione, comunque il flusso intero non sarà ricostruibile. Quindi possiamo dire applica con una percentuale del 60% per pacchetto per i primi 100 pacchetti e per il resto della sessione, che durerà migliaia e migliaia di pacchetti, non applicarlo più. Snipzok applica queste, i plugin non sempre, ma appunto basano su una percentuale, perché voleva evitare di creare delle firme o dei pattern di injection che fossero poi ricostruibili, cioè riconoscibili dagli sniffer. Snipzok Service invece per la configurazione del servizio. Del servizio nel senso che c'è il programma Services che va in background, sa su quale interfacce lavorare e con quali peculiarità. E poi c'è il client che invece si collega a Snipzok per dargli parametri di configurazione, quindi cambia questo tipo di aggressività su questa porta, piuttosto che dammi le statistiche delle connessioni che stai manipolando nel tempo corrente. IPTCPoption.gov invece era la mappatura delle opzioni utilizzabili dalla nostra location. Le opzioni IP e TCP sono circa IP12 e TCP 6 o 7 o forse di meno. Possono causare grandi instabilità, di conseguenza vanno mappate. E in questa di configurazione vengono esse. Non devo bere. La logica di Snipzok è questa. Quando vedo un pacchetto SYN, quindi l'apertura di una connessione in uscita, crea una nuova sessione con un suo nuovo oggetto. Da lì controlla se c'è nella sua cache locale già delle informazioni per la destinazione. Le informazioni per la destinazione sono una cosa estremamente importante perché abbiamo detto prima dell'attacco si va sul TTL. TTL è quello per cui il pacchetto scade prima. Per usare questo attacco con dovizia si deve conoscere con precisione la distanza in hop tra noi e la destinazione. Per farlo, quando c'è una nuova sessione con la destinazione che è nuova, si fa l'equivalente di un trace route all'interno di Snipzok che ha implementato questo tipo di probe. Per cui riesce a capire quanta è la distanza in hop. Sì, questa informazione però può essere cacheata, può essere tenuta in cache così che non si debba fare ogni singola volta. Appena si apre una nuova sessione, controlla se è cacheata, controlla se ha già capito qual è il sistema operativo remoto tramite il passivo S fingerprint, capisce se ci sono delle opzioni particolari che possono essere utilizzate su quello specifico, su quell'host destinazione. Caricandosi tutte queste informazioni, ha la possibilità di scegliere quali sono i metodi più letali ai danni degli sniffer. E poi verifica se sta all'interno della white o blacklist per capire se deve applicare o no. Qui abbiamo delle immaginette che mostrano graficamente, perché è una infografica vale più di 1000 parole, come funziona l'injection. Supponiamo che qui abbiamo Alice, il nostro client, questo qui è il server destinazione Bob, questo qui è lo sniffer Eve. Il nuovo pacchetto che contiene dati AAA contiene L10, qui sono 8 hop, il pacchetto arriva, Bob riceve AA e lo sniffer si legge AA. Manda indietro l'acknowledge dicendo gli ho ricevuto i primi 20 pacchetti. A quel punto l'injection di Snipzok mette un pacchetto con dati bad con TTL6. Il pacchetto arriva qui, all'hop precedente del ricevente e espira. Spirando lui invierà un ICMP d'errore. Può anche non inviarlo piuttosto che può essere filtrato. L'ICMP d'errore non si considera una cosa costante e rilevante. Ma lo sniffer ha visto questo pacchetto passare e quindi si è registrato che la sequenza di dati che copre il range del byte 21-40 è bad. Dopodiché noi mandiamo il vero pacchetto con i dati da 21-40, con dentro B, TTL9, riesce ad arrivare a Bob, mentre lo sniffer si è già preso il suo dato. Questo qui è Xplico, questa qui è una ricostruzione fatta tramite Xplico, questo qui è il tuo banner della 03. Questo qui è l'esempio di uno sniffer che sta catturando una sessione fatta su Google Image senza Snipzok. Questo qui è l'esempio con Snipzok. Proprio dopo una piccola parte di sessione che è iniziata, qualcosa non è andato bene per lui e ha smesso di costruirlo. Quello che sta succedendo però non è tanto l'IDS utilizzato per la rete piuttosto che gli sniffer presenti all'ESC, che sono un problema ma non così tanto grande, quanto il fatto che stanno uscendo proprio in questo settembre nuovi meccanismi di intercettazione che riescono a farsi 100 gigabit al secondo. 100 gigabit al secondo vuol dire che con due device simili riesce a intercettarti una nazione intera. E
secondo varie filosofie di democrazia e distribuzione del potere, questo è un grave problema. Quello che premeva all'autore di Steve Jobs è il fatto che usualmente si usa il concetto di intercettazione come un meccanismo che può sembrare di sicurezza, cioè una violazione accettabile dagli utenti, dai cittadini in questo caso, per dar loro un valore maggiore quello della sicurezza. Questo in una situazione di post-terrorismo degli ultimi 10 anni, effettivamente molte persone davanti a questa drammatica scelta pensavano: ma sì, accettiamo un meccanismo simile, tanto è per il nostro bene. Quello che si vuole dimostrare con Steve Jobs è che, oltre che la logica è fallace, ovvero se sei disposto a rinunciare alla tua riservatezza alla tua libertà, per la sicurezza, non meriti l'una nell'altra, Benjamin Franklin, è anche il fatto che l'intercettazione non è un meccanismo di sicurezza consolidato e valido, non è un meccanismo di sicurezza scientificamente provato, non è un meccanismo di sicurezza certo e di conseguenza applicabile. Di conseguenza, siccome non è un meccanismo di sicurezza effettivo, e chiunque potenzialmente può bypassarli con software come Steve Jobs, solamente ricordare che questo tipo di trend a proporre sistemi di intercettazione massiva non sono in verità un meccanismo sensato, né tantomeno utile a fine della sicurezza. E inoltre, le leggi che normalmente vengono fatte agli stati sono pertinenti alle loro nazioni. Ad esempio, era stato in Svezia che avevano fatto la prima legge per cui si diceva: tuo traffico può essere intercettato se può servire. Quando poi il sistema di VPN iPredator è uscito in risposta a quella legge, non mi ricordo se però fosse Svezia o un altro paese. Ecco, dati in transito, perché il discorso che volevo fare era appunto: finché uno fa una legge simile sulla propria nazione, può dare fastidio ai cittadini della propria nazione, agli altri può dire chi cazzo ne frega. Il fatto sta che se io faccio trace per Google passo per 5 nazioni diverse, quindi dovete tenere in considerazione anche leggi delle altre 4 nazioni esterne all'Italia. Un attacco simpatico è stato quello che è avvenuto per un quarto d'ora, mi sembra, per cui un autonomous system che va a girare il traffico verso America, per come funziona BGP, è legittimo, abbia fatto un altro tratto e poi si è tornato giustamente in America, quindi nessuna connessione rotta, nulla che non ha funzionato. Fatto sta che questo traffico che andava verso l'America è passato per la Cina per un quarto d'ora. e quindi hanno detto Antani. Fatto sta che ditelo anche voi, Antani. Sniffer verso IDS possono essere protetti, cioè possono esserci contromisure negli sniffer e IDS. Un Network Intrusion Detection System lavora sulla singola rete, di conseguenza ha un parco di macchine limitato, può fare sistemi di individuazione attiva sulle proprie macchine, può anche potenzialmente la persona che configura l'IDS dire: guarda, questa macchina qui è a 2 hop di distanza ed è Windows, e di conseguenza l'IDS, se ha un'intelligenza analogica sufficientemente avanzata da seguirsi tutte le cose che Steve Jobs fa e farà, potrebbe potenzialmente individuarlo e non essere fregato. Ma uno sniffer non potrà mai essere così, perché funziona per la sua stessa definizione in mezzo a mari di macchine. Le milestone, gli obiettivi da raggiungere per la 05, sono: essere totalmente portabile. Steve Jobs non ha più la parte che era quella difficile da rendere portabile, ovvero la parte low level. Steve Jobs adesso sarà solamente la parte di manipolazione del traffico. La parte di low level viene implementata nel software che si chiama Janus. Janus viene dal Giano Bifronte, che è il main the middle dell'antica Grecia. Janus è un programma che è scritto in C, estremamente semplice, e ha solamente l'obiettivo di fare il divert che prima descrivevo, quindi metti il tunnel, metti le regole di firewall. Fatto sta che questo tunnel, queste regole di firewall, fai solamente questo qui, fallo almeno per tutti i sistemi operativi seri, quindi tutti i BSD, Mac OS X, Sun, Linux, la Fonera e Minix e tutti i device ini che possono essere su un OpenWRT. Lui ha l'obiettivo di essere il più possibile portabile, perché i device casalinghi comunque supportano sistemi di tunnel e di firewall nativamente. Fatto sta che va portato. Steve Jobs invece
rimanendo solamente legato a CPU, la classe STD Vector che è ovunque diventa totalmente POSIX, non ha più, di system, non ha più nulla di system dependent, può essere potenzialmente compilato anche su Windows. Anche perché Janus potrà fare il divert su un elemento remoto come può essere il vostro default gateway con OpenWrt e sulla vostra macchina Windows avere SnapJock che sta proteggendo le sessioni che escono da OpenWrt. Quindi i vostri pacchetti escono da Windows, passano per il default gateway OpenWrt, vengono rigirati da Janus che li mette in un socket interno che li manda a SnapJock. SnapJock li ferma, li manipola, li rinietta in questo socket che arrivano a Janus che li rimanda verso la parte esterna ed arrivano in internet. Ed è gol! Ed è gol! E se siete riusciti a seguire questo flusso senza impazzire, due gol. E poi la cosa importante è la 0.5, anche se prima era adattivo in relazione alla location, ovvero tutta la configurazione dipendeva dalle location in cui stava. Facevo girare l'autotest e se ero davanti a una macchina che faceva molti tipi di filtri, come quella dell'Agrifast Web, rispetto che un OpenWrt base che non fa nessun tipo di filtro, avevo delle configurazioni differenti. Queste configurazioni causavano che si potevano usare alcuni plugin sì e altri no, o alcuni scramble sì e altri no. Questo tipo di raccolta dati non, ho capito che non va più fatta invece sulla location, ma va fatta sulla singola destinazione e poi cacheata, perché ad esempio possiamo fare i test tra la mia rete e Delirandom, che è un server presente in Blixer, mi sembra, o in Dada, però se faccio lo stesso test verso una macchina in Amazon Cloud, alcuni pacchetti non passano, perché i tipi di firewall che hanno lì davanti filtrano alcuni tipi di usi e abusi delle opzioni. Per questo motivo diventerà adattivo nel computo di una singola sessione, di ogni singola destinazione, e da lì cacheato le peculiarità del singolo nodo di destinazione. Questo è in scrittura durante la 0.5. Janus, come funziona la sua portabilità? Janus ha un file di configurazione che consente di fare tutto l'elemento di portabilità, non servirà a ricompilarlo con ricompilarlo per BSD o ricompilarlo per Linux. Sì, servirà a ricompilarlo, ma non bisogna fare delle modifiche al codice, perché tutto viene deployato in un file di configurazione. La prima sezione di Janus, del file di configurazione, dice come si chiama il sistema operativo, chi è il mantenitore di questo file a quale romperà il cazzo nel caso non funziona qualcosa, quali sono i comandi che voglio usare. Abbiamo fatto sì che usasse tutti i comandi esterni chiamati con una chiamata system o open, apposta per non dover implementare nativamente le chiamate di sistema che poi variano, utilizzando invece i comandi implementati nella code base di questi sistemi operativi riusciamo a fare l'equivalente. Quindi all'inizio lui verifica che esistano questi file eseguibili, in questo caso ifconfig, root, arp, arping, iptables o avk e sed. La seconda sezione dice come posso raccogliere informazioni su questa macchina. Ci sono dei comandi che sono delle grandi pipe con root-n, pipe, sed, salaminchia. Il primo comando deve sempre tirare fuori l'indirizzo IP del default gateway. È quello che voi potreste fare con root, lì dentro c'è l'indirizzo IP del default gateway, root, pipe, un colpo di grep, un colpo di avk, tirate fuori il vostro indirizzo IP. Su Linux ha un certo tipo di linea di comando, su BSD diverso, perché là userei root get-n default. E così sulla fonera è un'altra cosa ancora. In alcuni casi ci sarà VK, in altri casi ci sarà SED, a seconda del sistema operativo di destinazione. Riuscire a rendere variabile solamente il file di configurazione è un tipo di mantenibilità abbastanza più comodo, perché il maintainer non deve essere uno che conosca il low level della sua piattaforma, ma sappia semplicemente scrivere roba su shell e verificare che col primo comando tu tiri fuori l'IP del tuo gateway, col secondo tiri fuori l'interfaccia che usi per raggiungerlo, col terzo tiri fuori l'MTU, con il quarto tiri fuori l'ARP locale, il MAC address locale e il MAC address del gateway. La terza sezione invece sono i comandi che aggiungono le regole di firewall, che aggiungono il nuovo tunnel, che aggiungono il nuovo default gateway. Un altro aspetto importante nella crescita di SnapJock è il fatto che il sistema di test mi ha messo in una situazione per cui ricevevo dei feedback dagli utenti provenienti da qualunque parte del mondo, direzionati verso degli random, con l'equivalente della mappatura del loro path che andava dalla loro network location a degli random, con tutta con queste prove qua di IP option e sistemi di scramble e di injection. Avevano quindi una mappa di come in una certa nazione, magari in un certo provider,
le opzioni non vengono mai fatte passare, mentre in altri provider sì, piuttosto che sapendo da loro che avevano davanti un hug fastweb piuttosto che un PMVRT, piuttosto che uno switch da D-Link, questi switch si comportavano in un determinato modo. Questo mi ha fatto riflettere sul fatto che potenzialmente un meccanismo di autoprobe o di autotest con il consenso dell'utente potrebbe far sì che si crea in un server poi esposto come, server, come servizio web una collezione di la mappa di dei vari provider, dei loro tipi di filtri, delle loro opzioni supportate e di conseguenza riuscire meglio a capire anche quali sono le opzioni più frequenti, capire dove investire in ricerca perché sono cose più utilizzate, capire quali tipi di attacchi arrivano a compimento e quali invece vengono filtrati dai propri provider, così riuscire ad avere una visibilità di quello che succede in rete effettivamente, perché quello che succede in rete è qualcosa che deve essere visto per forza da elementi che fanno dei test in modo autonomo, dopodiché li submittano in un server terzo, come potrebbe essere quello che stavo cercando di fare. È qualcosa che non ho ancora iniziato a sviluppare, alcune due persone qui presenti mi hanno detto sì, potrebbe interessarci, però non ho ancora iniziato neanche con loro. Se qualcuno di voi interessa, servono delle competenze di per lo più parsing dei dati pcap che arrivano e della roba generata dai singoli client che fanno i loro test, acquisizione in database e filtraggio per motivi di privacy, per il fatto che comunque si sa chi sta facendo il test e dove sta andando, e dopodiché visualizzazione il più possibile associata, granulare, correlata. Ok, cose interessanti di obiettivi a breve di Snipzok, cioè riuscire a essere integrato in Metasploit, perché qualora fosse ripetibile qualunque tipo di mangle e non fosse più solamente una cosa di laboratorio di condizioni rare, allora integrare un Metasploit potrebbe essere un effetto interessante, perché si potrebbe testare effettivamente se i sistemi di attacco di Metasploit bloccati dagli IDS sono bloccati anche con Snipzok o no. Utilizzarlo nei Tor client, perché ci sono alcune nazioni come è stato ad esempio l'Iran o forse la Siria in seguito, che analizzavano il traffico Tor e riusciva a individuarlo rispetto a quello che è TPS per poi troncarlo, mentre riuscire a rendersi invisibile a loro causerebbe che Tor può riuscire a funzionare, a uscire anche da questi stati, oppure come Tor Exit Node, perché il traffico che esce da Tor Exit Node non è protetto come ogni traffico che esce in internet, aggiungere questo livello di protezione ulteriore sarebbe una cosa simpatica all'interno del progetto. Pluggable transport è qualcosa che uscirà in futuro in Tor, e l'aggiunta del binding con Snipzok è l'implementazione ideale. L'asymmetric routing hack invece è un meccanismo che va spiegato da Kaminsky a CIC, consentiva di riuscire a capire se i vostri provider stanno utilizzando i sistemi di deep packet inspection che rallentano o danno priorità a alcuni siti piuttosto che altri. Come funzionava? Si invia in pratica è facendo una connessione dalla propria host verso il server sotto test e poi fare la stessa connessione tramite un endpoint VPN. Si riusciva a capire se c'erano dei comportamenti differenti implementati dal vostro ISP. In generale può servire per fare test su IDS, quindi se qualcuno di voi lavora nell'ambito della sicurezza e vorrebbe riuscire a tirare fuori un paper in cui fa dei test sugli IDS correnti o dello stato attuale di aggiornamento o non aggiornamento, Snipzok è uno degli strumenti che potrebbe consentirglielo. E nel caso siete interessati a una di queste quattro feature oppure semplicemente alla causa, join us. Domande? Infatti si iniziava con JavaScript e steganografia. Se non ci sono domande, allora vi ringrazio.